Allora, per il nostro finale, devo dire che assieme al giornale esce l'orologio. L'hai detto anche prima, sì. Mettiamo l'ora giusta dentro, perché tra poco c'è la nuova... Aspetta, 22.45, sì, 22.45, c'è l'orologio. Ma volevo dire intanto che nel nostro giornale ci sono in esclusiva le foto, sì, del matrimonio, sì, di Alba Parietti con Franco Pini. No, ma è una cosa... Poi volevo ma, dire pure che Novella Bella è molto attenta. Vorrei mettere quelli di Stefano con Bianca. No, dico, ma almeno sono recenti. Abbiamo questo. Allora, Novella Bella intanto è molto attenta al problema del disboscamento. Che c'entra? Infatti questa settimana uscirà con 4 pagine in meno per risparmiare qualche albero. Allora, c'è un... i risparmi della RAI. I risparmi della RAI. La sede della RAI, Radio Televisione Italiana di Roma, non potrà più essere in Viale Mazzini 14, ma dovranno tagliare 10 numeri e spostarsi al 4. Mi spiace. Altri tagli in vista per motivi di budget. Dimezzata sulla 7, la trasmissione di Lilli Gruber, 8:30, si chiamerà 4,15. RAI 1. Sono pronti i nuovi episodi di Montalbano, nuovi episodi inediti. Ma la RAI ha deciso di non mandarli in onda. E perché? Perché al pubblico piacciono di più le repliche. Quindi la RAI non vuole deludere il pubblico, che magari ci resta male, che scopre che sono puntate nuove. Qui c'è il vice direttore di RAI 1, guarda che Marzullo. Polemica a Canale 5. Doveva essere ospite al Maurizio Costanzo Show, Jas Gavroschi. Gavroschi, sì. Costanzo. Gavroschi. Gavroschi. No, vabbè, quasi. Allora. Costanzo non lo vuole. L'hai detto come un codice fiscale. Invece, Costanzo non lo vuole e ha detto che non ha niente contro di lui. Ma se vuole venire non so come faccio a presentarlo. Se vuole venire deve cambiare il nome, magari lo chiamo Coso. Mi dica Coso, che mi dice Coso. Canale 5, novità, un nuovo reality. Fungo sì, fungo no. Si fungo sì, che vuol dire fungo? Fungo no, è un format olandese. Che è? Allora ci sono in una casa 10 persone rinchiuse che mangiano solo funghi. In mezzo a questi funghi ci sono i funghi velenosi. Il concorrente che ci capisce rimane vivo e rimane in gara. Lo stupido, inesperto, che becca i funghi velenosi, ci lascia le penne e viene eliminato. Ma che bellissimo! Fungo no. Il prossimo anno, sempre su Canale 5, si farà la versione fungo sì, fungo no, VIP. A proposito di VIP, proprio a Novella Bella conosciamo in anteprima i nomi dei prossimi VIP dell'Isola dei Famosi. Dai, chi sono questi VIP famosi? Rita Funcioni, ex non è la RAI. Non conosco questo, Jimmy Catenaccio, un cantante avvinazzato. Non lo conosco. Walter Arena, semi cugino di Lella Arena. Sì. Nando Coratelli, tassista dei VIP. E Gian Giassi Salvatore, campione mondiale di lancio di sasso a Matera. Questi sono i VIP famosi dell'Isola dei Famosi. Morgan, è stata da Amici e ha litigato con la De Filippi. Mi dispiace. Poi è stato da Ballando con le Stelle e ha litigato con la Carlucci. No, ma non è vero. Adesso deve andare al TG1, dove è già d'accordo per litigare con Giorgino. TV del dolore. Ecco. Barbara D'Urso compie 60 auguri, anni. Auguri, l'ho detto prima, 60 anni. E tutti a piangere. No, non è vero, è bellissima. No, di felicità, è bellissima. Ne dimostra, ne dimostra 59. No, dimostra 20 di meno, beata lei. Allora, dice che la prossima nel pomeriggio TV Farasco, per far ascolto, Barbara D'Urso tratterà 7 omicidi alla settimana. Se non ci saranno 7 omicidi alla settimana, quelli che mancano li fa fare lei in carica. Per fare così. Ti scherza, Martedì, collegamento in diretta con una signora anziana in un appartamento durante un incendio. Se la signora rimane viva, va in studio. Del dolore, no? E chiudiamo con l'estate in TV. Cosa ci sarà? No, meno male, meno male. A fine di Domenica Live, a luglio parte il primo campionato del dolore. Ecco. Presenta Barbara D'Urso, si sfideranno 100 donne addolorate provenienti da tutte le parti d'Italia.
La concorrente che fa più dolore vince la fascia Miss Lacrima Estiva 2016. In omaggio a Bobby Solo. Sì. Sì. Seconda classificata Miss Disperazione dell'anno. Sì. Terza classificata Miss Eleganza nel pianto. Le tre vincitrici riceveranno un premio in denaro, 100.000 euro in contanti e in nero, ma saranno banconote false in modo che il dolore continui. Sarebbe sbagliato. Altre